Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, approfittando del fatto di venire a prendere mia figlia a casa dei miei genitori che abitano in campagna, infatti la loro casa è là e io sono in questo campo, perché sia io che mia moglie stiamo continuando a lavorare, io perché lavoro in un'azienda alimentare, mia moglie perché fa la cassiera in un supermercato, quindi nostra figlia viene tutti i giorni qua dai miei genitori e io ne approfitto del fatto che loro abitano in campagna, quindi c'è questo terreno che è proprio adiacente alla loro casa. Quindi oggi ne approfitto per fare un test particolare su due fotocamere che secondo me sono veramente ottime, e le due fotocamere di cui vi sto parlando sono queste, la Insta360 One R e la Osmo Action. Queste due fotocamere che considero spettacolari e che proveremo sulle GBRC Crocodile 7, questo drone long range che non dovrebbe avere problemi a gestire il peso di due fotocamere. Entrambe saranno in 4K 60 fps e ovviamente la Insta360 One R ha il modulo quello classico con il, diciamo, il modulo da action cam standard, come può essere questa, come può essere una GoPro. Poi in seguito faremo dei video in cui monteremo il modulo a 360 gradi su questo drone o su qualcos'altro, vedremo, però questo è proprio un video confronto, visto che questa versione di Insta360 One R ha di caratteristica uno, ovviamente l'aspetto estetico che è simile alle classiche action cam, e con questo modulo diventa proprio un action cam classica come Insta fino adesso non aveva ancora fatto, perché ha sempre fatto questa action cam a 360 gradi che sia la One che sia la One X, ma sempre fotocamere con forme particolari perché erano fotocamere solo a 360 gradi, mentre con questa One R è riuscita a fare entrambe le cose, quindi avere la possibilità di avere un obiettivo classico che nella versione Twin Edition è già incluso, quindi si ha la possibilità di avere sia il modulo 360 che classico nella confezione che si va a acquistare, già diciamo un kit doppio, chiamiamolo così. Quindi il confronto sarà appunto tra le due stabilizzazioni, tra la Rocksteady della DJI Osmo Action e la Flow State della Insta360, due stabilizzazioni secondo me spettacolari entrambe, però questo appunto sarà un volo che ci dirà quale è meglio, quale è peggio, o ma addirittura magari uguali o simili, e anche dal punto di vista dei colori, della qualità video, cioè di tutto, perché appunto adesso sono due action cam vere e proprie. E poi, come vi ho detto, in seguito invece proveremo la Insta360 col suo modulo a 360 gradi per vedere, diciamo, una prospettiva diversa da questo drone, perché comunque in questo design più classico da action camera si può installare tranquillamente su un drone FPV. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, facciamo questo video test confronto tra Insta360 One R e DJI Osmo Action. About this place, but I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons, been wasting all this time. Should be like satellites cast beyond the sky. Believe our fate for another day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave our fate and fade into the night.
earth and around the sun. Say the word and we can stay. Say the word. Ok ragazzi, è stato un volo proprio minimal, adesso sono le due telecamere che mi stanno riprendendo, magari passiamo un po' da una all'altra per sentire anche l'audio e comunque anche queste riprese così ravvicinate a vedere quale è meglio, quale è peggio, quale nel senso vi piace di più. Scrivetemi nei commenti voi come avete visto tutte queste cose. Comunque vi stavo dicendo, è stato solo un volo molto minimal, perché comunque il peso da portare è davvero tanto, anche per un drone grosso come questo, che già porta una batteria molto pesante, quindi con tutto questo peso aggiunto, che è veramente tanto, non mi fidavo a fare molto di più di questo, ovviamente anche perché c'è un valore economico non indifferente su questo drone, quindi anche se fosse caduto in mezzo a un campo del genere, ok, non avrebbe fatto danni a nessuno, ma sicuramente non sarebbe stata una cosa piacevole a livello di danno economico. Quindi ragazzi, spero che questo video test confronto comunque vi sia piaciuto, che sia stato interessante, perché ovviamente questa Insta One Air attualmente ha preso una prospettiva diversa rispetto a quello che erano le Insta 360 prima, perché comunque con questo obiettivo standard abbiamo un'action cam proprio classica, che addirittura è impermeabile fino a 5 metri senza nessun case, quindi veramente quello che può fare è praticamente una qualsiasi action cam, che sia uno Osmo Action o una GoPro, e in più come vi ho detto poi con il modulino a 360 che andremo a mettere, perché nella versione Twin Edition, che vi lascio il link in descrizione, di Amazon è già incluso, quindi siamo entrambi i moduli con questa, diciamo, possibilità di cambiare, di passare in base alle nostre esigenze, passare da una 360 a una 4K normale. Quindi ragazzi, se questo video che vi ho portato sul canale, questo confronto sul drone FPV GPRC Crocodile 7 con Insta360 One Air e DJI Osmo Action vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutorial, novità, ciao! Yeah.